Allora, questa viene chiamata guria e serve appunto per portare il peso della candelora sulle spalle. Io sono un portatore, sono il capochiuma, quindi porto la candelora davanti e gestisco tutti i segnali. La guria viene inserita negli stangoni così e dando il primo tocco col segnale, gli altri portatori si alzano tutti contemporaneamente per poter alzare il cerio. Ci sono anche altri segnali che facciamo durante il tragitto per girare a destra, a sinistra o fare magari dei balletti quando siamo in festa e non in processione. Adesso se noi dobbiamo andare sul lato sinistro, e viene chiamato sempre volgarmente amattonare, cioè significa girare, questo è il movimento da fare. Tutta, tutta. Come vedete, i movimenti sono tutti coordinati perché dobbiamo avere tutti e quattro sempre lo stesso passo. Questo invece è uno degli ultimi segnali che serve appunto per scendere il cerio.